In questa edizione del D-News, il prefetto Giuseppe Caruso, direttore dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Beni Confiscati alla Criminalità, oggi a Catania ha incontrato i vertici di prefettura, provincia e comune. Ieri una domenica caotica per gli automobilisti che hanno percorso la circonvallazione in direzione Tondo Gioeni, oggi risponde l'assessore D'Agata. Al centro per l'impiego di Via Giannotta cede il soffitto, la UIL FPL denuncia l'accaduto alle autorità competenti. La delicata situazione dell'istituto alberghiero di Catania, che ha registrato più iscrizioni di quante ne possa contenere, al centro di una riunione tra comune, provincia, provveditorato, insegnanti e allievi. Inaugurata ieri la tradizionale Fiera dei Morti nell'area del parcheggio Fontana Rossa, il mercato resterà aperto fino al 3 novembre. Il Comune di Catania, in collaborazione con City Top Service, presentano la Fiera dei Morti 2013. Dal 27 ottobre al 3 novembre, presso la grande area del parcheggio scambiatore Fontana Rossa, situato tra l'aerostazione e l'asse dei servizi, uscita a mercato ortofrutticolo San Giuseppe l'Arena. Fiera dei Morti, tradizioni, sapori e folklore. Uno degli appuntamenti più attesi per fare acquisti convenienti ed economici di qualità. CNA e le imprese, Catania che sostiene Catania. Catania deve ritornare a essere una provincia che progetta il futuro, che investe, che lavora e che produce. Per questo bisogna difendere e diffondere l'impresa ad ogni costo. Decine di migliaia di artigiani e piccoli imprenditori chiedono accesso al credito, tassi di interesse più bassi, puntualità dei pagamenti, meno tasse e una lotta contro l'abusivismo e per la legalità. Vogliono continuare a innovare, a investire sui giovani, ad andare in altri mercati e a crescere. Perché occorre combattere la crisi e battersi per una provincia migliore, non solo per sé, ma per quelli che verranno. Perché i loro sogni sono la nostra responsabilità. Per avere una rappresentanza più forte, servizi qualificati, assistenza e consulenza su credito e incentivi alle imprese, associati a CNA Catania, Piazza dei Martiri numero 8, email info@cnacatania.it, telefono 095 74 65 294. Riunione operativa questa mattina in prefettura a Catania, dove si sono incontrati i vertici del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui ha preso parte il prefetto Giuseppe Caruso, direttore dell'Agenzia Nazionale per la Gestione e la Destinazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata. Proprio venerdì scorso è stata deliberata l'apertura di una filiale dell'Agenzia a Catania. Infatti, secondo Caruso, il primo problema che deve porsi chi è a capo dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati è chiedersi come si possa essere d'aiuto alle amministrazioni locali, ha detto. Innanzitutto, ha aggiunto, modificando alcuni aspetti della vigente normativa, partendo dal presupposto che questa è una buona legge, certamente rivoluzionaria e che può colpire al cuore le organizzazioni criminali. Secondo Caruso, però, vanno oleati i meccanismi necessari alla sua applicazione, soprattutto in relazione ai tempi che intercorrono tra la confisca e l'effettiva fruizione dei beni. Per agevolarne l'utilizzo, per esempio, le abitazioni tolte alla malavita possono essere assegnate a chi non ha casa e versa in difficili condizioni economiche. Un modo questo per aiutare i sindaci che spesso non dispongono di finanziamenti per convertire le strutture confiscate. Nella legge di stabilità ritengo che si stia discutendo su una proposta di rivisitazione totale della normativa istitutiva dell'Agenzia che abbiamo proposto noi come appunto proposta per modificare in via definitiva e non con singoli emendamenti questa legge, che è una legge assolutamente brillante, importantissima, che chiude il cerchio nella lotta alla criminalità organizzata con l'ablazione dei patrimoni acquisiti illecitamente e quindi sicuramente da praticare, sicuramente da applicare, ma come tutte le leggi abbiamo visto che nella fase di applicazione ha fatto intravedere delle criticità per le quali sono state proposte appunto delle modifiche. Speriamo che vengano approvate in maniera da renderla ancora più efficace e più efficiente. Naturalmente esiste il problema dei beni confiscati alla mafia che spesso restano inutilizzati, cosa questa confermata dallo stesso Caruso. Rimangono inutilizzati perché i mafiosi sono bravi a creare tanti di quegli ostacoli
probabilmente in vista della loro ablazione, tanti di quegli ostacoli che rendono poi difficile purificarli da tutte le criticità in maniera da renderle, come vogliamo fare noi, prontamente utilizzabili da parte soprattutto degli enti territoriali. Alla riunione ha preso parte anche il sindaco di Catania, Enzo Bianco. A Catania apre fra poche settimane l'agenzia per la confisca dei beni e sicuramente Catania diventerà una delle sedi operative in cui potremo lavorare perché la confisca sia la più rapida possibile e perché le aziende in particolare che vengono confiscate continuino a vivere, a produrre ricchezze e a garantire posti di lavoro per i dipendenti e non a chiudere miseramente. C'è bisogno di cambiare alcune cose nella legge, mi sono impegnato anche con l'ANCI a chiedere delle modifiche della legge e poi vorremmo fare di Catania un centro operativo pilota in cui far funzionare al meglio possibile l'agenzia per accelerare le pratiche e per impedire che le aziende sequestrate o confiscate sostanzialmente non producono ricchezza e il patrimonio immobiliare vada a essere deperito. Abbiamo intenzione di lavorare insieme con la prefettura e con la procura, tornerà qui il prefetto fra qualche settimana e vedremo come accelerare al massimo queste procedure. Due consiglieri provinciali di Enna e due imprenditori sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni della provincia di Enna e colpiti dal sequestro preventivo di beni e conti correnti. Le indagini condotte dalla questura di Enna sono state coordinate dal sostituto procuratore Augusto Rio, che ha ottenuto il provvedimento di sequestro emesso dal GIP. Secondo le accuse, i consiglieri, uno eletto nella lista del megafono di Crocetta e l'altro eletto nella lista dell'MPA, avrebbe stipulato subito dopo le elezioni contratti fittizi di lavoro subordinato con gli imprenditori, loro complici per ottenere i rimborsi elargiti dall'ente ai datori di lavoro per le mancate giornate lavorative derivanti da impegni al Consiglio provinciale. Domenica di straordinaria follia, quella di ieri per chi si è messo in auto e ha percorso la circonvallazione di Catania. Un ingorgo interminabile, infatti, all'altezza del tondo Gioeni, ha costretto gli automobilisti a file snervanti anche nel giorno di relax che in molti si vorrebbero concedere con la famiglia. Uno scenario meno devastante stamane, ma comunque sempre problematico. Tutto ciò perché l'area è stata chiusa al traffico fin dall'alba per consentire agli operai dell'Enel di spostare in una sola giornata le condotte elettriche per ripristinare prima possibile la viabilità sulla carreggiata in direzione Ognina. Dopo ciò si necessita dell'intervento degli operai dell'ASEC che devono spostare la condotta del gas, lavori che vorranno tempi più lunghi e la chiusura della carreggiata in direzione Enesima fino a domenica prossima, a meno di altre problematiche, così come spiega lo stesso assessore alla viabilità Saro D'Agata. Ieri è stata una domenica di follia per gli automobilisti che si sono trovati in coda nei pressi del tondo Gioeni. Avevamo fatto dei comunicati stampa, avevamo detto appunto che c'erano dei lavori in corso, chiediamo ancora scusa per i disagi ma sono dei lavori obbligati che dobbiamo fare. Abbiamo fatto proprio nella giornata di domenica per evitare, come dire, un maggiore disagio ai cittadini. I lavori sono stati almeno questa prima fase, quella che riguardava lo spostamento dei cavi ad alta tensione, sono stati completati nella giornata di ieri. Il motivo per cui li abbiamo dovuti fare ora è perché mancava l'autorizzazione da parte dell'Enel, della Direzione Nazionale dell'Enel, per lo spostamento di questi cavi. Adesso si tratta di entrare in una seconda fase dello spostamento dell'altro sottoservizio, quello riguardante il gas, l'ASEC, e operazione che doveva essere fatta con la dovuta delicatezza, con la dovuta prudenza, e che abbiamo fatto dopo aver completato quello dell'Enel. Anche perché si tratta di condutture da cui si riparte il gas che rifornisce ben 3 ospedali, quindi dobbiamo da un lato garantire la continuità del servizio, dall'altro operare come dire, con la posa in essere delle nuove condutture. Ciò comporterà per circa 4-5 giorni la chiusura della carreggiata nord della circonvallazione e noi abbiamo motivo di sperare che entro 4-5 giorni, cioè entro massimo questa settimana, i lavori possono essere completati e la circonvallazione possa essere nuovamente percorsa nell'un senso o nell'altro da parte di tutti gli automobilisti. Questo consentirà di rispettare poi il cronoprogramma che la ditta, l'impresa si è data e su cui noi quotidianamente vigiliamo, e cioè di completare i lavori della rotatoria entro il Natale, entro il mese di dicembre.
Noi confidiamo tutto questo e riteniamo che almeno col completamento della rotatoria una chiarezza sul percorso del Tronto Giuliani si avrà, naturalmente fermo restando che l'attenzione dell'amministrazione c'è, continua a esserci anche per quanto riguarda l'eventualità che si sta concretizzando piano piano per la realizzazione del cosiddetto sottopasso. Il centro per l'impiego di Catania, sito in via Giannotta, cade letteralmente a pezzi, come hanno segnalato alcuni dipendenti che quotidianamente prestano il proprio servizio. Lo scorso 14 ottobre hanno assistito al crollo del soffitto e del controsoffitto. Tutto è avvenuto alle 8:15 e solo per puro caso nessuno si è fatto male. Certo però non si può stare in silenzio di fronte a un fatto così grave, considerando che il centro per l'impiego ogni giorno è frequentato sia dai dipendenti che da centinaia di persone che si recano alla ricerca di un lavoro. Per questo motivo la UIL FPL di Catania ha deciso di sottoporre il caso a tutte le autorità competenti affinché si abbia cognizione di quanto accaduto e si prendano subito provvedimenti per effettuare i controlli di legge accertando le eventuali responsabilità penali, civili e amministrative. Considerato che già nel 2012 si è verificato un episodio simile, dicono il segretario provinciale Stefano Passarello e il responsabile regionale del comparto dei dipendenti regionali Luca Crimi, insieme ai coordinatori del Dipartimento regionale, e che nonostante questo primo episodio non è stato eseguito alcun intervento definitivo utile alla risoluzione del problema, né tantomeno sono state attivate tutte le misure generali di tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi dove prestano servizio, siamo costretti a denunciare quanto accaduto al Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASP di Catania, al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro affinché si intervenga subito. È opportuno anche sottolineare, affermano i rappresentanti sindacali, che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ha già da tempo consegnato al datore di lavoro e al dirigente preposto un'ampia ed esaustiva relazione che non è però mai stata presa in considerazione. Inoltre il dirigente del servizio non si sarebbe mai recato, secondo quanto appreso dalla UIL FPL, presso i locali di via Giannotta per verificare la gravità di quanto accaduto. Per tutte queste ragioni il sindacato non può stare in silenzio, dice in una nota, e soprassedere su fatti che mettono in serio pericolo la vita dei lavoratori e dei cittadini. Tante, troppe iscrizioni all'Istituto Alberghiero Carol Wojtyla di Catania, che quest'anno ha registrato così numerose richieste da far crescere l'esigenza di 15 aule in più rispetto a quelle dei plessi dove si trova l'istituto, la scuola principale con due plessi a Montepò, uno a Picanello e uno in Viale Tirreno a Trappeto Nord. Di questo si è discusso oggi a Palazzo degli Elefanti tra comune e provincia e i vertici dell'istituto, che ha dovuto persino porre un tetto alle iscrizioni al primo anno in non oltre 600. Di fronte alla delicata situazione si è fatta avanti il comune offrendo 8 aule appartenenti all'istituto Fontana Rossa di Librino più una masseria ristrutturata plesso Nuova Masseria Moncada per le attività dell'istituto. Per le altre aule mancanti il problema era già stato risolto dallo stesso istituto, che ha trovato dei locali in via Anfuso. L'intervento del comune ha salvato una situazione che si stava presentando spiacevole per la scuola, per l'istituto alberghiero. Certamente, abbiamo sentito l'esigenza di fronteggiare appunto questa emergenza, anche se è stato un intervento in emergenza, però ritengo che sia un intervento significativo per due motivi. Il primo, per poter dare ai ragazzi una scuola dignitosa, una bellissima scuola, e anche per cominciare a riqualificare un quartiere che ne ha veramente necessità, quindi con la scuola superiore lì noi riusciamo a, diciamo, a venire a fronteggiare tutti e due gli intenti. Emergenza aule è una situazione in controtendenza. Sì, in effetti è vero, ma il nostro è l'unico istituto, a quanto pare, in Catania città, ma credo anche in provincia, quindi anche gli altri istituti alberghieri, che sono in controtendenza. Il trend dice questo: i nostri istituti continuano a crescere, probabilmente perché la nostra è una scuola che oggi, nella situazione di crisi eccetera, può garantire una possibilità di lavoro ai nostri ragazzi. Ma alle iscrizioni per le quali avete fissato tra l'altro un tetto massimo di 600 al primo anno, poi corrispondono tanti diplomi? Allora, storicamente no, perché il percorso originario era dei professionali 3 più 2. Adesso noi abbiamo come collegio dei docenti, quindi all'inizio della riforma della secondaria di secondo grado, scelto il percorso A, quindi il percorso quinquennale. Saprò darle una risposta il prossimo anno, quando la riforma arriverà al quinto anno, appunto. Comunque devo dire che già i ragazzi di quarta quest'anno sono molto numerosi di quelli di prima della riforma.
taglio del nastro ieri mattina alla Fiera dei Morti, allestita al parcheggio Fontana Rossa fino al 3 novembre. L'area è stata scelta perché la sua posizione assicura un accesso dei veicoli agevole anche in caso di pioggia. 213 gli stand di vendita tra food e no food. I visitatori, che lo scorso anno furono circa 300.000, hanno dunque a disposizione un notevole numero di parcheggi. 1.200 auto possono essere ospitate nello stesso sito in cui sorge la fiera, altre 1.500 all'interno dell'area del mercato ortofrutticolo, anch'essa gestita dall'MT. Ulteriori spazi di sosta sono stati ricavati nell'area antistante il vecchio ortofrutticolo. A primo impatto, tra commercianti e visitatori c'è molta soddisfazione, sia per la possibilità di trovare parcheggio facilmente che per l'ordine nella disposizione degli stand. La ricorrenza dei defunti è una festa per noi, ma è un modo di tenere vive le persone care, e attorno a questa festa c'è sempre stata la grande tradizione di una grande Fiera dei Morti. Quest'anno abbiamo organizzato le cose molto per tempo, per bene, non ultimamente con un grande spazio. Voglio ringraziare di cuore l'assessore Mazzola e tutti i suoi collaboratori, ma anche gli operatori, perché hanno scommesso e io li premierò facendo un'ordinanza con qualche giorno di bel tempo, in modo tale che le cose possano andare nel migliore dei modi. Questo deve iniziare a rappresentare la voglia di risvegliare e di crescita delle attività imprenditoriali. Speriamo che questo sia l'inizio di una lunga serie per tutte le attività che stiamo effettivamente portando avanti. Sempre in vista di queste giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria del cimitero. Già da qualche settimana sono stati avviati lavori preventivi che hanno migliorato notevolmente l'aspetto del camposanto: disinfestazione, deratizzazione, pulizia delle caditoie e pulizia straordinaria di tutte le aree. Interventi sull'asfalto di vialetti pedonali e di accesso. Sono stati compiuti lavori idraulici e di giardinaggio. Inoltre è stato studiato un piano viario che agevolerà il percorso verso la zona del cimitero e verso le aree di sosta. Treni navetta di Ferrovie dello Stato partiranno dalla stazione centrale verso la stazione Aquicella per coloro che non intendono usare i propri mezzi. E la MT, oltre a potenziare le corse per raggiungere il cimitero, al suo interno ha predisposto il servizio di due autobus di normali dimensioni che percorreranno il perimetro, in particolare viale Papa Giovanni XXIII. A queste vetture si aggiungeranno 8 piccoli bus che copriranno i percorsi più interni.